Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. A grandissima richiesta siamo tornati, ma non in due, non in uno. Siamo tutti e tre a sto giro. Jenny e Robby, vabbè, non c'è bisogno che ve le presento. Ragazzi, oggi siamo pronti qua per fare un AMI e rispondere alle vostre domande. Allora, vabbè, ormai noi ne abbiamo fatti 700 miliardi, ormai AMI su Roblox, su Brookhaven, ovunque. Ci manca farlo, tipo in piazza, in giro fuori, non lo so. Lo facciamo? In giro al circo, dai. Ok. 7000 like, ragazzi. Vabbè, 7000 mi piace e facciamo AMI in giro. Non so per quale motivo, l'unica cosa che cambierebbe è tipo il dietro, ma vabbè. Iniziamo con le domande. Allora, ce l'ho qua segnata sul secondo schermo, raga, Allora, leggi. Avete, questa è proprio la domanda di rito, avete mai pensato di lasciare il mondo di YouTube per un motivo serio? Cioè, tipo, magari, che ne so, c'è stato un periodo della vostra vita in cui avete detto, sì, basta, me ne devo andare. Un mese fa. Un mese fa? Certo, per fare la pizzaiola. Ah, già, è vero, sì, è vero, ragazzi, Robby ha fatto una pizza e c'è una pizzeria attualmente che c'ha la sua pizza. Ma com'è che si chiama? Aspetta, ah, la Polar Bear. Quindi, ragazzi, ha pensato di lasciare YouTube per fare la pizzaiola, Vi dico solamente questo. Jenny? Io certe volte, tipo, in momenti magari, di smettere di fare YouTube, di chiudere il mio canale e di mettermi a fare qualcosa di dove non faccio vedere la mia faccia. Ok, ci sta. Botanica in live. Allora, io personalmente, raga, no, non l'ho mai pensato. Ogni tanto però mi viene quella cosa di dire, mi vorrei fare tipo una vacanza di un mese, lasciare tutto per com'è e farmi tipo farmi dare per disperso. Quello che succede succede. Però no, comunque ribadisco come sempre che secondo me facciamo gli youtuber da troppo poco tempo per decidere di quittare. Quindi no. Avete mai avuto una discussione seria con un altro youtuber di Roblox? Allora, sì, diremo i nomi, ma sì. Ovviamente. Allora, ragazzi, dobbiamo ammetterlo, noi siamo puliti su questa cosa. Litighiamo con tutti. Esatto. Con tutti. È vero. Tutti. Allora, ragazzi, il problema è uno. Allora, tutti schifi tranne noi. No. Siamo troppo schizzinosi sui contenuti. Quando noi magari la sera ci mettiamo, allora, noi non siamo delle persone normali che la sera si mettono a giocare ai videogiochi. No, noi la sera, dopo aver finito di registrare, ci guardiamo YouTube Italia e giudichiamo i contenuti che vediamo, ovviamente senza essere comunque cattivi o robe del genere. Diciamo che c'è qualcuno che certe cose, diciamo che se ne potrebbe evitare. Parlando. Proprio tu che stai guardando questo video in questo momento. Chiudiamola qua, basta, finiamo così. Webbo, voglio la storia. Esatto. Questa è tosta, Allora, io, raga, devo ammetterlo, però avete mai ignorato un fan che vi ha riconosciuto in pubblico? A volte sì. Allora, io, raga, mia discolpa, vi dico la verità. Allora, non è che l'ho fatto per male. Io purtroppo sono una persona estremamente complessata sul mio aspetto estetico, cioè che mi faccio schifo, ok? Sono uscito dalla palestra a Milano, ero uscito su, e siccome facevo schifo perché ero tutto sudato come Shrek dopo, tipo, non lo so, la palude, allora un fan, io ho sentito che mi ha riconosciuto e mi ha chiamato da dietro. Io avevo le cuffie e ho detto, faccio finta di niente, perché se mi chiede la foto finisce probabilmente, non lo so, tipo nella polizia per i ricercati, non lo so. Jenny? Allora, io e lei usciamo spesso solo per mangiare. Ok. E ci capita che ci trovano solo quando mangiamo. E quindi sono io così. Tutte le mani piene di salsa, di... Sì, sì, facciamo una foto. Ogni volta che poi ci chiedono la foto... Madonna mia, ragazzi. No, allora, la cosa che a me è successa è che c'era una festa nella mia città. Ok. Quindi ho detto, vabbè, mi travesto perché, insomma, se mi riconoscono, c'è un casino. Esatto. Quindi mi sono messo occhialini, il cappuccetto, i capelli, eccetera, eccetera. Mi hanno riconosciuto lo stesso. A che era Santo Crocifisso e che è diventato Santo Roberto la strada. Si hanno tolto la statua, via, basta. È stato un casino. Allora, questa è tosta, secondo me in realtà è una domanda che molti sono interessati alla risposta. Avete mai avuto una cotta per un personaggio su Brookhaven? Ovviamente si intende per un giocatore. Beh, sì, sì, dai, sì. Ok, quindi ce l'avete avuta. Tu Tentacruel. Ma manco morto, manco morto. Ragazzi, 10000 like li facciamo sposare. Sì, guarda, piuttosto, guarda, veramente. Allora, io personalmente, ragazzi, no, perché uno, se qualcuno mi si avvicina su Roblox per conquistarmi come Tentacruel, non gli finisce bene. E due, perché credo che ancora sono da troppo poco tempo. Ancora troppo poco. E soprattutto, io non frequento Mip City, quindi non potrò mai fidanzarmi con nessuno. Mi dispiace. Ma che c'è? Ma sembra che... Avete mai avuto un momento in cui
avete tipo perso quella cosa tipo di dire basta, non voglio più fare Roblox, mi sono stancato, non ce la faccio più di giocare a sto gioco. Io penso che sia una domanda più per voi due, perché io lo faccio ancora da troppo poco e mi Roblox, diverto. Roblox no? No. Brookhaven. Brookhaven sì. Io no, forse a volte Brookhaven, perché se non escono aggiornamenti mi arrabbio. Però ogni volta che esce un aggiornamento mi passa la rabbia, è tipo una caramellina. Ah ok, quindi ogni volta che esce un aggiornamento dici vai, quindi è uscito un aggiornamento, quindi ora infatti è felice perché devo andare a registrare. Ok, ottimo. Questa, ragazzi, veramente, avete mai ricevuto un regalo da un fan o una fan che però vi ha fatto sentire a disagio? Sì, perché sì, mi sono sentita in colpa. Cioè? Mi ha regalato una gift card di Roblox da 30, da 20 euro. Ma perché? E poi in busta tutte a monete da 1 euro 10 euro. Mi è dispiaciuto. Non lo so, è stata una donazione in vita reale, non lo so. Boh, vabbè. Una cosa, grazie, comunque sentire... li ho utilizzati i Robux, grazie. A disagio è stata questa ragazzina che praticamente si avvicina. Ok. E ha preso una caramella. Non so da dove, non aveva il pacchetto. Ah, la mia caramella. Ma aveva una caramella uscita da non so dove, mi fa mangiala. Cioè tipo o lo fai o la tua vita è finita. E l'hai fatto? Ti immagini? Ti immagini? Mangia. Esatto. Allora, io personalmente, e mi è successo a Romix, non è che mi ha fatto sentire a disagio, mi ha un po' imbarazzato. Praticamente è arrivata una ragazzina, due ragazzine, che poi tra l'altro ho visto che si sono messe a ridere, quindi proprio secondo me l'hanno fatto apposta. Mi hanno consegnato un disegno di me a petto nudo. Appena io l'ho visto, ma ero tipo... ti ha regalato una cosa strana? Ero davanti a tutte le persone che dal Romix, e loro tipo le ho viste, si vede anche nel mio after movie dell'altro canale, che loro tipo si ammazzano da ridere, perché proprio era... questa è un po' piccantina, eh? Avete mai rifiutato una collaborazione con uno youtuber perché non vi piaceva? Io sì. Sì, magari non è che non mi piaceva la persona in sé. Quello non le conosciamo. Diciamo che se non mi piacciono i contenuti che fai, mi posso avvalere, cioè, della allora, facoltà io di dirti no. Parlo per tutte e tre. Siamo delle persone che hanno molta personalità. Cioè, nel certo, senso, non è che siamo una persona abbastanza, cioè che dici vabbè, la trovi un'altra. Esatto, in giro. Esatto. Sono delle persone disagiate particolarmente. Esatto. Quindi se una cosa non è perfettamente come piace a noi. Diciamo, ragazzi, per sintetizzare, se volete collaborare con noi, o dovete avete problemi mentali, oppure non... No, esatto, dovete avere problemi mentali. Esatto, fine. Dovete essere problematici a come noi. A me capita però non di rifiutare, ghostare. Ah, proprio direttamente, vai, così gli dai il beneficio del dubbio. Stai, vabbè, non mi ha visto. A tutti perché non rispondi. Perfetto. Avete mai pensato di essere migliori di altri youtuber in Italia? Ogni giorno. Questo era proprio per te. Ogni giorno della mia vita, ragazzi. Allora, non lo so, no, in realtà credo che a me personalmente è successo pure. Allora, diciamo che noi facendo video ogni giorno, diciamo che almeno io parlo per me, non è che io ogni giorno sono soddisfatto al 100% del lavoro che faccio. Perché ci magari sono quei giorni dove dici mamma sono proprio capito figo. Sì, capita che ci sono quei video magari che fai perché sei di fretta, perché stai male. Però ci sono anche quei video in cui ti impegni e quando escono dici vai youtuber, allora, fanne un altro guarda il mio. No no, allora secondo me è una questione anche di soddisfazione. Ci sono in certo, Italia in si senti momento, gratificato. Ci cioè. Sono tante persone che copiano altre. Esatto. Io posso dire che sono molto soggetto a questa cosa. E sinceramente quando vedo che faccio magari più viso di quella persona che mi ha copiato, godo. Così proprio per sintetizzare il tutto. Però mi si vuole bene. Tu? Sì, mi è capitato pochi però, poche volte. Ok, ok. Avete mai ricevuto un commento così cattivo che vi ha fatto piangere o comunque tipo stare malissimo? Allora, non era cattivo, era una critica seria. Ah, quindi proprio te la sei presa male? Sì, ma sono presa male, era tipo... cioè, mi ha fatto un'analisi del video di tutte le cose sbagliate che ho fatto. Mi sono accorta che poi lei dice che non è ragione. Vero. Che aveva ragione e mi sono messa a piangere. Tu? Allora, a me da piangere no, perché di solito li elimino. Cioè, ok, esatto. Ah, tipo come se tipo non esistesse. Sì, via, tanto. Vabbè, comunque sì, comunque YouTube, ogni commento cattivo che fa, tanto lo butta nel dimenticatoio. Sì, esatto, dei commenti disegnati. Quindi ragazzi, non perdete tempo. Esattamente. Lasciate stare. Allora, io personalmente, raga, no, come Jenny che mi ha fatto piangere, no. Però ogni tanto magari ci sono quelle persone che... ti danno poco fastidio. Facciamo che siamo trasparenti. C'è stato un commento sotto un post di una fiera. Anche, esatto, okay. Esattamente. Se l'ha presa malissimo. Sì, me la sono presa, me la sono presa malissimo. Ma non era un insulto, era un ma chi è questo? Esatto, mi dà fastidissimo quando tipo le persone, cioè solo per romperti le scatole, devono dire ma questo chi è? Cioè come della serie va, ma chi si ma credono di essere? Cercalo, c'è scritto
Cioè, non è colpa mia se la fiera ci fa i post per annunciarci. Scusa, eh. Avete mai perso amici a causa di YouTube? Tutti. Sì, tutti. Ragazzi, tutti voi che state guardando questo video, che volete fare il nostro stesso lavoro, sappiate che se iniziate a fare questo lavoro, perderete tutti i vostri amici. Ma sapete non solo perché? Per i litigi. Non ma solo no, per... ma non per i litigi. Non ho mai litigato con nessuno. No, ma semplicemente perché se poi lo fate seriamente, vi dovete rinchiudere in casa, non uscite più no, con nessuno. Ma non è nemmeno per quello. No, sì, è per questo. Allora, cioè, nel mio caso non è stato bisogno così. Di tempo. Nel mio caso non devi è stato così. Coltivare le amicizie. Io esatto. Sì, ok, ma io ero una persona che uscivo molto con le mie amiche, per esempio. Quando ho cominciato a diventare famosa su YouTube, io uscivo tutti i giorni con quelle persone, avevo sempre un bel rapporto, finché mi hanno cominciato a uscire senza di me. Ma perché? Per una questione di invidia, gelosia, di invidia. Perché me l'hanno detto in faccia, perché mi hanno detto, mi hanno risposto: vabbè, ma tu sei sempre occupata. Io non sono mai occupata. Scusami se lavoro, cioè non voglio. Mi hanno risposto anche. Io avevo detto: dai, usciamo. No, noi abbiamo un impegno domani. Se vuoi solo oggi. E poi tipo e io gli ho detto: vabbè, io ho un impegno oggi. Ma tu come ti permetti ad avere l'impegno oggi? Cioè, capito? Come fai ad avere una vita? Ma ti rendi conto? Cioè, sei una persona indipendente, ma non ci pensare nemmeno. Capito, ragazzi? Quindi attenti a scegliere di fare gli youtuber, perché non è una vita facile. Mi deve piacere stare soli. Esatto, se vi piace stare soli a casa a giocare 24/7, pensateci. Avete mai utilizzato la vostra popolarità per ottenere un vantaggio personale? Non io in ogni ristorante che gli faccio la storia per mangiare gratis. Cioè, spoiler, non ci riesco mai. Ce l'ha insegnato lui, ma non ce la facciamo. Allora, Romix, sempre quello lì del disegno. Eravamo io, Yumi, Ange e la mia migliore amica Gaia. Loro erano già andate via. La mattina diciamo che dovevamo tornare a casa, quindi dopo l'ultimo giorno di Romix, il lunedì. Arriviamo in questo locale. Il papà mi riconosce perché, vabbè ragazzi, penso che per colpa dei capelli, comunque diciamo che sono abbastanza riconoscibile. Mi chiedono tutti le foto là dentro, forse pure il cuoco è venuto. E alla fine ci hanno levato tipo una cosa, veniva tipo 200 euro. Ci hanno levato tipo 120 euro di secondo ci ma hanno fatto. Ma l'altro ieri ti sei fatto offrire un caffè. Esatto, un ragazzo, siamo andati a mangiare tutti insieme e mi hanno offerto un caffè perché appena sono arrivato mi hanno riconosciuto perché sono amico dei ragazzi della SED. Qualcuno di voi che mi segue li conosce pure. Comunque diciamo che non è che lo sfrutto, diciamo che è bello comunque. Capita. Dire allora, ok, a cioè a noi succede al Romix o alle fiere, ci okay. danno il pass espositore. L'ultimo giorno di fiera, quando stanno sbaraccando tutto, tu vai lì, vorrei questo, esatto. sono espositore, 10 euro di sconto. Capito, ti fanno comunque sempre gli sconti perché diciamo che comunque non è una cosa raga di sfruttare, essendo che comunque noi un minimo riusciamo a muovere tante persone. Comunque ad un negozio, ad un ristorante, qualsiasi cosa, cioè ricevono visibilità, capito? Quindi diciamo che gli facciamo un favore e diciamo in compenso. Quando io sono andata a registrare per esempio il video della pizzeria, cioè le pizze che io ho cucinato me le hanno fatte gratis e me ne hanno anche una cucinata a parte, capito? Fatta loro, quindi capito. Nel senso, le hai cucinate tu e gli hai inventato una nuova pizza alla fine. Ah, ok, ma me ne hanno fatta poi una parte solo per me, perché volevo che ringraziarmi, ecco. Avete mai avuto una relazione segreta con un altro o altra youtuber? Segreta? No. Cioè che non... No, perché no. Jenny sa? No, era per mettere hype. Okay. Ma come, Xio? Relazione no, non possiamo chiamarla relazione, qualcosa con qualche altro youtuber. Vero? Non si può dire. Io no ragazzi, relazione no, per il semplice fatto che andiamo avanti, dai, basta. Avete mai mentito su qualcosa della vostra vita personale ai vostri fans? Allora, non mentito, non menzionato. Io mentito sì, nel senso, ma non per cose gravi. Nel senso, raga, diciamo che per noi il nostro compito è quello di cercare di farvi sorridere, di migliorarvi le giornate. Quindi io diciamo che forse almeno due volte alla settimana mi trovo in un certo senso ad indossare un po' una maschera. Nel senso, ci sono delle giornate, essendo che noi siamo esseri umani, in cui magari non siamo al 100% e vorremmo starcene da soli a non fare niente perché magari è successo qualcosa o siamo semplicemente magari arrabbiati per qualche cosa. Però comunque, essendo che anche il nostro lavoro ci permette di vivere, dobbiamo comunque ogni tanto anche forzarci forse ad essere felici, almeno per me è così, poi non so le ragazze. Allora, però io in realtà mi viene molto difficile a mentire, anche per esempio quando ce l'ho con qualcuno e mi dice tipo ma ce l'hai con me, tu gli dici io, sì, certo, ed è vero raga, spoiler, io sono fatta così, nel senso non riesco
riesco a mentire a tutti. Se sono triste quel giorno, faccio il video triste con la, dico okay, che è un video che sono triste, ma lo faccio perché non riesco proprio a limitarmi, perché comunque riesco ad apparire abbastanza me stessa. Ci sta, Jenny? Io ho mentito quando mi chiedono dove abito, perché non lo posso dire. Forza, giustamente. Mi capita di dire sì, no, io sono a Milano, sono qui in vacanza. Sì, sì. Non è vero. Bello, mi piace, mi piace. Ma in qualunque paese, a volte siamo a Roma. Cioè, anche se a Milano dice che sì, è in vacanza a Milano per... Sì. Ok, mi piace. Avete mai scoperto un segreto su un altro youtuber e poi l'avete tenuto nascosto? Webbo, 20.000 euro. Dacci tutti i soldi, tutti soldi e ti passiamo il file proprio criptato dell'FBI, sappiamo tutto. Questo forse... No, oddio, in realtà penso che sia per tutti. Vi siete mai sentiti tipo violati a livello di privacy dai vostri fan? Raga, io sì, a me mi sono venuti a suonare in casa proprio al citofono. E anche in fiera, in realtà c'è da dire, ragazzi, mi dispiace dirlo, io so che i vostri genitori pagano, che vi fate chilometri, però per me è veramente brutto quando magari ci vedete mangiare in fiera e i vostri genitori, perché poi alla fine voi lo sapete, ma i vostri genitori, perché ovviamente non è che hanno tutto sto piacere a tenervi lì tutto il tempo a fare le file per, diciamo, sbrigarsi, qualcuno, fortunatamente non tutti, se ne fregano e ti chiedono le foto e ti inseguono anche mentre c'hai il boccone in bocca. A me, raga, Romix capita sempre. Mi dispiace, però ovviamente capisco magari anche comunque voi che allora, venite da lontano. A me è successo, mi è successa una cosa grave. Ah, già, è vero. Ero Madonna. In bagno a fare la pipì, signori, e a quanto pare questa mamma con ragazzina hanno deciso che era giusto aprire la porta mentre facevo pipì. Volevano fare tipo foto, location particolare aesthetic. Dico, in bagno. Io voglio la faccio la foto, ma fuori aspetta, dal bagno. Esatto. Cioè, io avevo i pantaloni alzati e ho visto la porta così. Ciao, Robby. Sei Robby. Madonna. Oh mio Dio. Tu? Sempre quando mangio di solito, okay. Oppure quando ti seguono e non ti fermano. Video, non ti fermano, ti fanno il video, sì, ma non chiedi ti la foto, ti prego. Sì, appunto, è vero, questa è una cosa troppa, raga, veramente, sì. O quando ci fate le foto da lontano, sì, no, oppure io... da vicino, si avvicinano e ti fanno così. Esatto, e non ti dicono esattamente niente. Ti senti un animale da circo comunque. Allora, io concluderei con l'ultima, che è proprio filosofica. Avete mai sentito che la vostra vita su YouTube vi ha portato a trascurare cose tipo della vostra vita privata, personale? Beh, io, raga, sì, un botto. Allora, io sono fissato, diciamo, con la palestra, ci voglio sempre andare così. Però da quando comunque ho i nuovi canali, eccetera, che devo mantenere, mi viene veramente difficilissimo riuscire ad avere, ma in generale anche uno stile di vita sano, per una questione anche psicologica. Perché anche se per molti magari può sembrare una cavolata fare YouTube, è principalmente una roba psicologica, diciamo, la stanchezza. Quindi ogni tanto io personalmente trovo sfogo nel cibo. Cioè, magari ci sono quella settimana in cui ho registrato 8 milioni di video, cioè mi concede anche una pizza in più, che di base non è che non lo posso fare, però diciamo che dovrei evitare, perché comunque se vuoi mantenere una certa linea forse sarebbe meglio di no. Quindi sì, sicuramente. E poi, ricollegandoci al discorso di prima, sicuramente forse quello che ci fa trascurare di più è l'aspetto sociale. Io mi ricordo, sì, che sì, quando ho iniziato, raga, con i miei genitori ci litigavo un giorno sì e l'altro pure, perché non sapevano che fosse un lavoro. Io non mangiavo manco a tavola, praticamente c'ero in camera mia a mangiare. Mia mamma mi diceva: ma ti sei dimenticato di noi, guarda che esistiamo. Quindi sì, chi non ha mai saltato un pranzo per aiutare un sì, pranzo, una sì, cena. Allora, però secondo me è una cosa soprattutto iniziale. Sì, 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 poi quando YouTube, trovi magari un equilibrio, tipo, io adesso, soprattutto anche con loro, gli impongo di fare le cose in orario. Cioè, è nel vero, senso, se sono le 8, non importa, registri dopo, ti alzi e vai a mangiare. Esatto. Perché semplicemente ho già vissuto la sensazione di impazzire per colpa di non smettere di fare le cose. Quindi ho imparato un pochettino a autoimpormi dei limiti. Ci nel senso, preferisco non mettere un video e uscire oggi perché sto meglio così. Esatto, esattamente. Tu? Stessa roba? Sì, stessa situazione. Un po' sempre l'aspetto sia della salute okay, mentale, eccetera, che è proprio magari la relazione con i miei genitori, che mi sono spostata e cose del genere. È tosto fare lo youtuber. Ragazzi, vi ringrazio per aver partecipato a questo video, per averlo guardato. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Volpi. E non apritemi la porta mentre faccio la pipì. Per favore, ragazzi, un minimo di... Ciao. Ciao.